Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Oggi torna il nostro appuntamento settimanale con Libri versus Film, anche se anche in questo caso dovrei parlare più di film versus libri, perché vi parlerò di un film che ormai è diventato un classico natalizio, dal quale poi è stato tratto anche un libro che potete acquistare. Sto parlando di Balto, non so se alcuni di voi lo ricordano, è un film d'animazione che è uscito nel 1995, quindi avevo 5 anni, però ricordo di averlo visto e di averlo adorato. La storia raccontata nel film d'animazione è, riprende una storia realmente accaduta. Nel film d'animazione si parla di questo cane, Balto, un cane che però non è di razza, il quale si trova in una cittadina dell'Alaska dove c'è un'epidemia di difterite e molti dei malati sono addirittura bambini e c'è un disperato bisogno dell'antitossina, quindi di questo medicinale che possa salvare queste persone. Viene quindi organizzata una spedizione con le slitte appunto trainate dai cani, e anche lui, nonostante venga escluso e considerato inferiore dagli altri cani di razza del paese, si ritrova anche lui insomma coinvolto in questa spedizione. Ovviamente la storia è un'avventura nella tormenta, un'avventura contro animali suoi nemici che non vogliono condividere questo viaggio con lui, e ovviamente un'avventura anche a fianco di altri animali che invece lo aiutano a superare i vari ostacoli. Il film vi dico che è diventato un classico natalizio perché, nonostante, se non erro, non siamo proprio nel periodo di Natale, sicuramente siamo durante l'inverno in Alaska, durante una tormenta di neve, quindi alla fine, quando il periodo giusto per vederlo insomma è sempre quello del periodo natalizio. Come vi ho detto, la storia si rifà a un evento realmente accaduto. Difatti nel 1925 nella città di Nome in Alaska per l'appunto ci fu questa epidemia di difterite. In realtà, per riuscire ad avere questa antitossina, la popolazione organizzò una staffetta, quindi anche lì una corsa contro il tempo per raggiungere il medicinale e poterlo portare alle persone che avevano bisogno attraverso appunto una staffetta di varie persone con le loro slitte e i cani. Balto, questo cane che poi è diventato famoso, appunto faceva parte dell'ultimo tratto di percorso per portare l'antitossina poi al paese. Tanto che questi uomini e questi cani insomma sono ricordati per aver portato questo medicinale ai malati in 5 giorni, cosa che invece un normale corriere avrebbe impiegato ben 25 giorni. Balto da quel punto era diventato un cane famoso, quindi ha fatto un tour in giro per il mondo in cui è stato acclamato quasi come un eroe. Successivamente poi venne venduto ad un circo, e purtroppo qui la sua storia diventa molto più triste. Venne venduto ad un circo dove non veniva trattato assolutamente bene, quindi venne organizzata una colletta per riuscire ad acquistarlo e poterlo salvare. Il cane quindi è stato portato via, è stato poi messo all'interno di uno zoo, dove a 14 anni è morto cieco, sordo e malato purtroppo. Fatto sta comunque che nel film d'animazione viene ricordato l'eroe che questo cane è stato, così come tutti gli altri cani che hanno partecipato alla missione, e una cosa carina di questo film d'animazione è che la parte iniziale e finale sono realizzate da attori veri. C'è una signora anziana che, guardando la statua commemorativa di Balto, racconta alla nipote la storia di questo coraggioso cane. Proprio nel 2017, quindi lo scorso anno, è uscita una nuova collana per bambini per le edizioni Segni d'autore, e il primo volume di questa nuova collana è appunto Balto, la corsa delle slitte. Ecco quindi che è uscito anche il libro legato a questo film d'animazione. Devo essere sincera, però in questo caso il libro non è propriamente legato al film, perché in questo caso nel libro si racconta la vera storia di Balto, quindi la vera avventura di questo cane, della staffetta e di come
come i vari cani con le varie slitte e questi uomini coraggiosi siano riusciti a portare l'antitossina al paese di nome in Alaska. Vedremo quindi le avventure di questo cane che deve affrontare tempeste di neve e freddo polare per salvare tante persone, quindi sicuramente una storia a lieto fine, una storia che scalderà i vostri cuori durante questo periodo natalizio, una storia che bambini e adulti ameranno e che potranno leggere insieme la sera prima di andare a dormire. Beh ragazzi, questo era il libro del quale volevo parlarvi oggi nel mio Libri vs Film e niente, noi ci vediamo domani con un altro video dei libri dell'avvento. Ciao!